Oggi è domenica. Per me domenica non sa significare la fine di una grande giornata, la fine di una grande settimana o la fine di un weekend rilassante. Per me domenica equivale a accumulare le energie necessarie per affrontare una nuova settimana ed avere nuove prospettive a riguardo di quest'ultima. Per esempio, ciò su cui dovrò incentrarmi questa settimana sarà il mio esame di inglese, su cui sono preparata e anche molto bene, e in secundis il fatto che vado finalmente a farmi le unghie dopo tantissimo tempo che non le facevo, perché facendo taekwondo purtroppo lo smalto, letteralmente parlando, mi si scioglie. Quindi adesso ho trovato una nuova estetista che è appunto capace di far mantenere uno smalto ben saldo anche su delle unghie così piccoline, così sottili e poco resistenti come le mie. Poi aggiornerò sul fatto se questa stilista abbia passato a pieni voti quella che è la mia manicure, oppure purtroppo dovrò trovarne un altro. Semplicemente dovrò arrendermi all'idea di farmi le unghie. Dovrò anche sistemarmi per bene il viso, con una buona pulizia del viso, con delle sopracciglia sistemate e quanto ne concerne, poiché tra qualche giorno, tra 2 settimane, è il mio compleanno. Quindi, per me domenica è questo. Per me domenica è restyling, restart e soprattutto nuove ambizioni, nuovi obiettivi. Vi ho già detto quali sono i miei, adesso sta a voi fare delle vostre visioni, quelli che saranno i vostri futuri obiettivi. Stamattina, per cominciare la giornata al meglio, mi sono svegliata nemmeno troppo tardi, ma nemmeno troppo presto, in quanto ieri sera sono andata a dormire tardi, poiché ho studiato, e stamattina verso le 9 dovevo chiamare il mio ragazzo per svegliarlo. Mi sono svegliata alle 9:05, quindi prima cosa chiamo: svegliati. Alla fine è stato lui a dover svegliare me, ma ciò non mi ha fatto comunque perdere di vista quello che era l'obiettivo della giornata, ossia concludere ogni sorta di impegno che avevo. Volevo far felice i miei e per questo mi sono alzata, sono andata a comprare dei dolcini per la domenica. Mamma sta cucinando tantissimi cibi e pietanze che mi piacciono molto, tra cui la pasta alla genovese, che è una delle mie preferite. Quindi, per ringraziarla anche di tutti quanti gli sforzi che ha fatto durante questa settimana, è anche giusto addolcirla un pochettino. Non solo a lei, ma anche a mio fratello, che sta studiando tantissimo in quanto è al 5° anno di un istituto superiore, e a mio padre, che sta sempre lavorando e purtroppo il tempo per stare insieme è relativamente poco. Inoltre, un consiglio che posso darvi per affrontare al meglio la mattinata è indossare ciò che vi piace. Mi sono vestita indossando questa magliettina, un pantalone marrone e le Jordan, più questo cerchietto e gli orecchini che mi ha regalato il mio ragazzo. Mi sento veramente appagata con il mio stile e con me stessa, e anzi risulto anche più femminile del previsto, ragion per cui tutti i complimenti che mi si vengono fatti relativi al fatto che riesco a essere molto signorile non fanno altro che calzare a pennello con quello che effettivamente sto dimostrando questo giorno. La cosa veramente che più mi colpisce è il fatto che, affrontando positivamente questa giornata, mi sia arrivato un messaggio da una mia carissima amica, collega di lavoro, ma in primis amica del cuore. Lei non sapeva come mi fossi vestita, io non sapevo che lei mi avrebbe scritto questo messaggio. Mi dice che ha sognato me a casa mia con appunto questa mia amica, quindi con lei in compagnia sua, mentre tenevo in braccio questo gattino bianco. Io stamattina sono praticamente tutta quanta bianca, cerchietto e maglietta bianca, lasciando il pantalone, e nel significato dei sogni il gatto bianco simboleggia sì purezza, ma anche buone novità in arrivo, sia per chi tiene in braccio il gattino sia per il sognatore stesso. Quindi sono molto molto positiva al riguardo, spero sempre tutto ciò che c'è di meglio in questo mondo, così che appunto possa avere la forza e positività necessaria per poter affrontare gli altri obiettivi della giornata. Quindi, video incentrato sulla domenica, parliamone meglio. Secondo me la domenica deve essere adoperata come un giorno in cui bisogna anche fare un po' il recap di quella che è stata la settimana, ma essendo anche grati di quello che è successo, appuntando su un quadernino, semplicemente bisbigliando, dicendolo anche ad alta voce se questo ci fa stare bene, affinché appunto tutto ciò che sia successo non è successo a noi ma per noi. Io sono stata grata del fatto che le mie amiche mi abbiano sostenuto in un momento in cui pensavo di non farcela durante gli esami, sono grata del fatto che il mio ragazzo sia venuto a trovarmi, sono grata del fatto che ho speso molto più tempo con il mio cane facendo qualche passeggiata eccetera, sono grata soprattutto del fatto di avere una famiglia che bene o male sia molto comprensiva nei miei riguardi. È qualcosa che secondo me ci aiuta anche a prendere con filosofia diversa quelli che sono gli impegni della nostra vita, per focalizzarci sul fatto che questi ultimi ci aiutano a crescere e anche le ricadute sono importanti, in quanto da questi ultimi possiamo imparare e soprattutto fare di noi
non dico una corazza, ma almeno un nuovo inizio, una nuova via, insomma, c'è sempre una seconda possibilità. Dunque, cosa farò dopo aver trascorso la giornata a rendere felice in primis me e anche gli altri? Semplicemente studierò. Ma attenzione, non sto studiando perché mi sento in dovere di farlo. L'università l'ho presa anche come un corso per me stessa, un corso per approfondire quella che è la mia cultura. Difatti non sto studiando per il professore, non sto studiando per confermare il mio 30, sto studiando per la mia cultura personale, per capire che effettivamente il mio bagaglio culturale si sta allargando sempre di più e che quindi imparare a memoria non mi serve, bensì è come leggere un libro per me, o leggere un libro e poi ripetere, di cui appunto le storie sono sempre diverse, si evolvono con il corso del tempo e sinceramente ci sono personaggi nuovi di cui appunto mi piace il pensiero così come non mi piace. Il mio esame di dottrine politiche appunto si incentra sul federalismo, quindi un libro da studiare del professore stesso, più degli autori politici di cui dovrò sceglierne solamente uno dal momento in cui all'esonero hanno studiati altri 17 e adesso diciamo che tutto quanto in discesa. Mi piace molto questo percorso, sto studiando per me stessa ed è giusto che vada avanti seguendo appunto questa forma mentis. Se anche la domenica ci pesa per il fatto che appunto ci sentiamo in dovere di fare qualcosa che non ci piace, la domenica allora non sarà mai così liberatoria come sto cercando io di farvi capire. Penso proprio che adopererò lei, la mitica. Poi andrò a studiare, o a meno che non mi anticipi mia madre per dirmi che è pronto. E passerò così la mia domenica, facendo ciò che mi piace e soprattutto scrivendo su un foglio quelli che sono gli obiettivi della mia settimana, per prenderli anche con un pizzico di positività.